Una partita quasi da ultima spiaggia, da portare a casa a tutti i costi, pena l'abbandono delle residue speranze di salvezza diretta. Lo sapeva l'Avezzano e lo sapeva Gianluca Colavitto, che dal suo arrivo, se non altro, ha portato una carica agonistica che in precedenza i marsicani avevano messo in mostra ben poche volte. E per capire che quella contro il Sant'Arcangelo sarebbe stata una sfida al grido di chi muore muore, sono bastati pochi secondi, giusto il tempo di vedere ogni giocatore in maglia bianco-verde pressare i romagnoli fin dentro la loro area di rigore. Colavitto propone Grazioso fin dal primo minuto, con Dosa nelle vesti di trequartista, e dopo 5 minuti De Rocis prova il destro al volo dall'interno dell'area, ma Battistini è ben piazzato. La risposta ospite è affidata al destro di Falomi, che calcia la punizione sotto la barriera, ma Fanti non è da meno del collega avversario e blocca. Al 18° l'Avezzano ha una buona occasione con una combinazione fra Bruni e Padovani, che anziché restituire la palla al compagno meglio piazzato, carica il destro e conclude come peggio non si potrebbe. Mezz'ora, palla buona ancora per Bruni, che in area paga dazio sul piano fisico e i difensori hanno la meglio anche stavolta. 41esimo, Dosa ha tra i piedi un pallone d'oro dopo un'iniziativa del pimpante De Rocis, ma la conclusione della mezzala è assolutamente improponibile. E per chiudere la prima frazione vi mostriamo un sinistro di Del Cerchio da una quindicina di metri, con la palla che sibila alta sopra la traversa di uno spaventato Fanti. Passiamo alla ripresa, l'Avezzano vuole la vittoria a tutti i costi e al 7° la buona sorte gli dà una mano. Tutto nasce da una ripartenza che vede Dosa aprire a destra per Besana, che vola via sulla fascia e crossa in mezzo per Bruni, la cui girata al volo manda la sfera prima sul palo e poi sulla testa di Gabrielli, che infila la propria porta nel più classico degli autogol. Il Sant'Arcangelo accusa il colpo e 3 minuti dopo Padovani termina a terra in area, ma per l'arbitro si tratta di simulazione con relativo cartellino giallo. 15esimo, raso terra di Peroni, che Fanti blocca senza troppi problemi. 18esimo, calcio di punizione per i marsicani, batte Crasse in area dove c'è Besana che conclude in maniera sbilenca, sprecando anche questa buona opportunità. Poi viene espulso Manari, che si sta scaldando a bordo campo solo per aver allontanato un pallone. Decisione a nostro avviso affrettata ed eccessivamente penalizzante. E poco dopo va fuori anche il presidente D'Alessandro. 27esimo, angolo per il Sant'Arcangelo, colpo di testa di Gabrielli con palla troppo centrale e Fanti risponde presente. 28esimo, cross di De Rocis in area dove c'è Bruni che gira al volo, spedendo fuori per pochissimi centimetri. 31esimo, contropiede bianco-verde in superiorità numerica, ma Padovani non riesce a deviare nella porta praticamente vuota. E poi l'azione che porta al fallo da rigore e al raddoppio dell'Avezzano. È il 41esimo quando Besana prova a sfondare in area, ma viene ostacolato in maniera scorretta da Pigozzi e l'arbitro non ha esitazioni nel decretare la massima punizione. Inutili le proteste dei romagnoli e dal dischetto Padovani spiazza Battistini e chiude i conti con un preciso rasoterra. L'ultimo sussulto è di marca ospite, ma il tiro di Bondioli dall'interno dell'area si perde alto sopra la traversa di Fanti. Finisce con i giocatori che vanno a ricevere l'abbraccio dei tifosi della curva per un successo che per l'Avezzano vale veramente oro zecchino. Daniele Galloppa, primo che si presenta in sala stampa. Allora, voi state vivendo una situazione, diciamo, al limite dell'assurdo, però comunque in campo riuscite a fare sempre delle buone cose. Una squadra che si è battuta bene, il risultato però vi penalizza. Sì, sicuramente il risultato ci penalizza, anche se non abbiamo fatto la partita che volevo io. Loro sono partiti un po' più aggressivi in casa, però credo che la sensazione è che se eravamo capaci e brevi a mantenere la partita in equilibrio, potevamo volgere a nostro favore, perché piano piano riuscivamo a uscire da dietro. Abbiamo preso un po' più in mano il pallino del gioco a fine primo tempo, inizio secondo tempo. Poi dopo purtroppo c'è stato quell'autogol sfortunato e la partita è cambiata, però i ragazzi ci hanno provato fino all'ultimo. Commettiamo dell'ingenuità, commettiamo degli errori abbastanza a volte banali, ma sono ragazzi comunque giovani, hanno provato fino all'ultimo. Poi mi dispiace, perché oggi era un appuntamento importante per noi. Come state vivendo questo campionato voi, in mezzo a tante difficoltà? I ragazzi riescono a trovare sempre comunque gli stimoli? Ma
Sì, sono fortunato ad avere un gruppo di ragazzi per bene. Il 90% di questa rosa è composta da ragazzi del 98, 99, 2000, 2001, quindi gli stimoli ce li hanno per forza, anche perché per loro può essere anche un'occasione. È chiaro che è difficile perché tanti ragazzi si approcciano per il primo anno con i grandi, però la vivono bene, vivono serenamente, si allenano bene, solo che è difficile, sappiamo che è difficile fino all'ultimo. Però per loro comunque è una passerella importante, no, per mettersi in mostra. Sì, sì, quello sicuramente, infatti battiamo il punto su quello, però dobbiamo fare risultato, che è importante quello. Grazie. Gianluca Colavitto, allora, partita troppo importante per pretendere anche il bel gioco, ma insomma qualche trama buona si è vista, ma questi tre punti veramente sono oro colato. No, ho visto una squadra in campo che voleva assolutissimamente i tre punti, in settimana i ragazzi li ho visti concentrati, eravamo un po' amareggiati per come era andata a finire la partita a Francavilla. Però sinceramente è una partita, secondo me, mai messa in discussione. Merito loro, merito dell'impegno che ci stanno mettendo, della voglia di regalare soddisfazioni al pubblico di Avezzano. A volte si dice che sono gli episodi a decidere le gare. Voi avete fatto un primo tempo veramente, almeno una partenza sparata. Avete messo alle corde l'avversario, però il gol non è arrivato. Se non ci fosse stato quell'autorete loro... Sì, ma guarda, io dico, l'episodio te lo devi andare a cercare, cioè la fortuna esiste, ma deve essere cercata dal giocatore. Quindi in quel contesto lì si è arrivato in aria e poi c'è stato lo svarione del ragazzo, ma comunque i ragazzi volevano i tre punti e veramente un plauso va fatto a loro. La classifica adesso diventa praticamente interessante per voi, la prossima partita è altrettanto importante come questa, anche se c'è la sosta. Ecco, la sosta può spezzare il ritmo, la concentrazione? No, ma la sosta è da calendario, quindi l'accettiamo. Sono contento che avrò un po' di tempo per lavorare con i ragazzi, quindi ben venga la sosta, cioè non è che possiamo incidere sul passato, su chi ha fatto i calendari. Ecco, la sosta è venuta, meno male che è venuta dopo una vittoria, quindi i ragazzi sono sereni, alziamo la stima del gruppo, quindi tutti fattori positivi che fanno ben sperare. Di negativo, se così si può dire, l'ammonizione a Pierantozzi che era diffidato e l'espulsione di Manari, insomma è sembrata eccessiva a tutti quanti. Io guarda, sulle scelte arbitrali non vado a sindacare. Poi su Manari ero girato anche di spalle, quindi il ragazzo mi ha detto che non ha fatto nulla, quindi devo credere al ragazzo. Però le ammonizioni fanno parte, sono delle componenti di una partita, quindi le accettiamo, andiamo avanti e andiamo a preparare bene questa partita contro il Forlì, che è un altro scontro diretto importantissimo. Per concludere, probabilità di salvezza a questo punto? No, guarda, i ragazzi devono lavorare come stanno lavorando, devono cercare in tutti i modi di scendere in campo con questa tigna, con questa voglia di dare il massimo. Poi quello che sarà lo vedremo a maggio.